Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi è il giorno in cui mi farò la tinta ai capelli e tra poco vi porteremo con noi, però la sfiga ci perseguita. Adesso io sto registrando ancora con la vecchia videocamera, questo perché? Che la nuova ha problemi, tutto qua. Praticamente non legge la scheda SD. Quando fino a ieri la leggeva, quando ci stavamo cazzeggiando per vedere come andasse, io speravo tanto di registrare questo video con la nuova videocamera. Ora non riusciamo a capire il motivo, abbiamo resettato sia la videocamera nuova sia la scheda SD, non c'è verso. O ne andiamo a comprare un'altra nuova, ma ho paura che poi è inutile perché a rifare la stessa cosa. Vabbè, niente raga, se no intanto mi preparo, perché sennò qua non usciamo più, non esco più di casa. Scusate il cambio di luce, ma qui in camera abbiamo una luce gialla. Allora, mi sto portando il mio shampoo, questo è la prima volta che lo uso perché è un purificante, visto che vado a fare la tinta vado di purificante. Poi porto la mia maschera, che è questa qui, che contiene proteine, e poi un semplicissimo balsamo. Ovviamente tutta questa roba me la sto portando non perché mia mamma non ha shampoo e così, giusto perché questi qui sono adatti al metodo. E niente, mi manca di portarmi la spazzola e poi sono pronta, ragazzi. Non vedo l'ora di cambiare colore di capelli, anche se ho un po' paura perché sono molto abitudinaria alle cose, non mi piace il cambiamento, però avevo il desiderio di levare questo biondo, che qui può sembrare carino, però ormai è arrivato molto giù. Praticamente questo è il mio colore naturale, che è un biondo cenere, brutto, non si può guardare, mi sembra grigio topo, e oramai il biondo era sceso parecchio giù. Per rifarmi i capelli avrei dovuto ridecolorare i capelli, non mi sembra il caso, perciò ho preso una tinta e andremo a fare quella. Madonna raga, fiatone. Con la mascherina, poi siamo usciti da casa per fare scale, moro raga, non c'ho più l'età. Comunque, prima di andare da mia mamma a fare quello che dobbiamo fare, stiamo tentando di andare a comprare una nuova SD. Vediamo se gira. Secondo me no, perché con la stessa SD ieri andava alla perfezione. Poi Giordano l'ha resettata tramite PC e guarda caso non va più. Ma non è vero. Ma certo che è vero. Io non ho fatto niente, forse non hai capito. Ehi, vabbè. Non ho toccato assolutamente niente. Vabbè, comunque fatto sta, raga, che non va. Speriamo che comprandone un'altra e quella giusta vada, perché poi mi rode il sederino. Allora raga, mo vediamo, abbiamo comprato un SD della Sony, proprio apposita. Ora vediamo, questa è la macchinetta. Ora io avrò sicuramente un problema. Io mi fisso sempre sullo schermetto, non guardo mai dritto nell'obiettivo, non ci riesco, più forte di me, mi devo guardare mentre parlo perché mi concentro di più. Ora, lo schermetto di questa sta sopra e voi ve ne accorgete o non ve ne accorgete. Questa qui sta di lato. Dopo starei tutto il tempo così. Oddio, cioè mi dovrei abituare a fissare l'obiettivo. La vedo difficile. Giordano e le sue lentezze, dai! Ma noi di quanto è piccolo. Dammi, cioè è vero, c'hai le manine Giordano, dai. Ok. Facci i danni, raga. Anzi, almeno questa, raga, è di 64 giga. È ancora più grossa. Ancora più grossa di quella di prima. Vado, mo? Vai. C'ho paura. Aspetta, sbagliato. Allora, è andata. Adesso vediamo insieme.
Vado, mo? Vai. Programmazione, okay, del file, okay, database, dell'immagine in corso. Creato, a posto, funziona. E vai! E vai! Tra un po', facevamo, tra un po' vedrete il cambio qualità. A ah, in questo momento. Non fa così. Ah, sì. A tra poco! Ed eccoci qui, qua, ragazzi, eccoci qua. Infatti si vede perché sono gli occhi storti. Non ce la faccio. Amore, come faccio? Io sono proprio contento. Sei contento? Sono contentissimo, una spada. Cioè, raga, guardate, finalmente mi sembra di stare in qualità eccezionale. E soprattutto ti posso fare questo. Che spettacolo. Eh? Ma loro non lo sanno, perché quando loro vedono i nostri video, amore mio, vedono già tutto a fuoco. No, vedono già tutto a fuoco, perché dietro c'è stato, insomma, del lavoro ogni tanto, dei tagli, dove tu sei stato un quarto d'ora a fare così, quando poi la videocamera, parlo di quell'altra, si decideva, allora lì c'era il taglietto del Giordano, nel mentre c'era il focus. Ora, ragazzi, noi abbiamo, vabbè, non mi va di tirarla fuori, era un Canon G7. Canon G7 Mark II. Capito, raga? Vabbè, ragazzi, adesso noi ci stiamo indirizzando verso casa di mamma, che mi farà questa maledetta tinta. Siete curiosi? E a me invece mi farà il caffè. Beh, merendina voglio far pure io, però. Comunque andiamo, non voglio che poi dopo ci prolunghiamo qui a chiacchierare troppo. Sì. Ed eccoci qua arrivati a casa di mamma. Quanto sei carino! Quanto sei carino! Però mamma, a differenza nostra, l'albero l'ha fatto, ed è questo qui, molto carino. E tutti quei regali sei miei. Ecco qua, qui stiamo preparando. Comunque adesso posso svelare? Lo svelo? Il colore? È questo qua. È un castano chiaro dorato. Ecco. Guardate, raga, che qualità, come metto subito a fuoco. Adesso mettiamo il colore. Mi faccio i capelli bianchi. Allora, eccoci qua. Tinta fatta, come si può già intravedere, si stanno scurendo. E niente, raga, sono tanto curiosa di vedere il risultato, anche se ho paura che le punte possano venire sempre chiare, perché ce l'ho veramente bionde confronto all'attaccatura. Comunque niente, ci vediamo direttamente al risultato fatto. Ed ecco qui, ragazzi, il risultato finito. Ho fatto un casino, raga. Mi sono pure macchiata qui con tutto il mascara. Ora mi faccio vedere meglio. Aspettate che... Ed ecco qua. Capelli ricci. Dico la verità, io mi aspettavo un colore più chiaro. Però mia mamma dice che sto bene. Dice devo fare l'occhio. E niente, adesso andiamo di là a vedere... Oddio, raga, mi viene da guardare là. A vedere cosa ne pensa Giordano. Vediamo la sua reazione. Perché mi sono chiusa qui in bagno e lui non sa nulla. Andiamo. Vediamo adesso, c'è mio papà. Wow! Com'è? Che bella! Belli, amore! No, non fate caso a mio padre che ha la vestaglia di mia mamma. Sì, io sono il boss. Il boss. Belli, amore! Belli, belli, belli! Ti piacciono? Tanto. Com'è? Carino. Fatto vedere? Fatto vedere a loro? Bellissimi, mi piacciono tantissimo. Fatto vedere la reazione? Sta bene. Così castano non ci avevo visto. No, belli. Mi sa quando ci siamo conosciuti eri così. E voi, ragazzi, cosa ne pensate? Vi piace? E niente, comunque sono ritornata qui in bagno, perché ovviamente per fare la tinta mi sono denudata, ho freddo. Adesso ci rivestiamo. Oddio. Sì, ovviamente sono in ginocchio, non chiedetemi perché. Mi è venuto spontaneo. Odio quando hai questi maglioni così ampi e poi ti si vede la maglietta sotto. Mi rimetto anche gli orecchini. Io sono contenta. Mi piacciono. Anche se, ripeto, me li aspettavo un po' più chiari. Però
che dei conti, io penso che debba anche scaricare poi mano a mano. E niente raga, questo è il risultato, ci vediamo direttamente quando andiamo a casa. Ed eccoci qua di ritorno a casa con i miei capellini belli e castani e voglio preparare la cena perché mi sto morendo di fame. Ragazzi, comunque mi dovete perdonare se vedete i miei occhi storti, ma ci devo fare veramente l'abitudine, perché con il fatto che quell'altra, cioè ho avuto per anni quell'altra che aveva lo schermino sopra, non me ne accorgevate, invece adesso la cosa si nota eppure tanto. Comunque, vi appoggio qui. Voglio fare, cioè io mi sto desiderando proprio tanto la piadina con mozzarella e speck. Anzi, vi dirò, mi sei uscito meglio questa Giordano che ho utilizzato un pan carré, bello, cioè guardate dentro con mozzarella. E io qua mi sto facendo quella unica piadina che mi era rimasta. Ok, allora, ora ci metto lo speck, abbassando la fiamma perché troppo abbrustolita non mi piace. Ok. Olè. Mozzarella. E adesso uniamo il tutto. Chiudiamo e aspettiamo che si faccia. Ed ecco qui la mia piadina. Buona. Buona. Bella, te la guardate po'. Allora, odio un pochetto il fatto che la mozzarella sboccioli, dica la verità, però è buonissima. Ovviamente Giordano non c'ha solo quello, c'è anche delle cose in forno. Comunque, raga, sono contenta del fatto che abbiamo sistemato la macchinetta, proprio tanto, ero veramente in pena perché dico, cavolo, è nuova, non vorrei mai che magari la devo portare in assistenza, anche perché non l'abbiamo presa su internet questa videocamera. Infatti ero preoccupato, pensavo che dovevamo portarla in assistenza. Meno male che si è risolto con una scheda SD. E poi sono contenta per i capelli, cioè mi piacciono proprio tanto, era tantissimi anni. Pensate che mi ci ha conosciuto Giordano che ero castana, più di 5 anni fa. Sì. Io pure ho apprezzato tanto il colore di Samantha, mi piacevo tanto. Ti piace? Meno male, questo è l'importante. Per me dona più fascino. A Giordano mi sono sempre piaciute le castane, le more, con gli occhi chiari. Infatti. Sono occhi chiari. Bella, sono bella, mi piace. Meno male, va. Allora, sono venuta in bagno a struccarmi dopo aver mangiato e fatto i piatti. Allora, mi levo i capelli. Oddio. Sì, tutto a posto. Cioè, ragazzi, è cascata una mollettina. Il Giordano con tutto che sta di là, con la porta chiusa, tutto a posto. Poi l'altra volta mi sono sdrumata perché sono cascata per terra. No, di là, aia, aia, che è successo? Ho sentito un botto, però pensavo che avevi fatto cadere qualcosa. Ma che scatta una mollettina, raga. Vabbè. Mi strucco. Mi voglio struccare con un po' di olio di cocco. Sciacquo. Ok. Madonna che bello, però essere struccate. Ecco qua. Ora aggiungo questo olietto. Ecco qua. E idrato la pelle. E domani mattina è tutta morbida. Mi raccomando, non trascurate anche il collo, importantissimo. Poi, prima di andare a dormire, olietto per le sopracciglia, burro cacao e via. Allora, ragazzi, io concludo qui
questo video. Spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere come sto a castana. Certo, adesso detto così da struccata, come si può guardare sicuramente. Ora vi faccio dare la buonanotte anche da Giordano, che sono pronta per fare due tre cosette mie e poi andare a dormire. Raga, guardate Giordano come lo vedete. Aspettate, Niente. Amore, sembra che sia stato sempre qua a giocare The Sims. Catturato proprio. Amore? Catturato proprio. Vabbè, raga, comunque... Noi vi salutiamo. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Azionate la campanellina. E qua vi lascio il nome del nostro canale. Finito? Sì. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.